Salve ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio del livello medievale. E adesso in effetti è vero, quello che ha detto Homer. Io non ho visto i giochi, giocavo un gioco che la visuale era così, che bisognava trovare delle chiavi per poter andare avanti. Era proprio un bel gioco. Purtroppo quel gioco non c'è più ormai. Comunque raga, lasciate like e condividete, ok? I soliti like e i soliti visual per il prossimo episodio. Tieni le chiavi per aprire le porte. Oh, un commento del quello lì che doppia Ricky Mario in Tenchu. Non so che cavolo si fa un doppiaggio suo qua, ma è bello sentirlo. Vedo che questo episodio, questi qui stanno un po' rompendo troppo, Statemi a sentire, mi prendo a calci nel sedere, è questo che ho da dire. Veramente, Todd Flanders, fratello, Ralph, minchia. Che due balle parlano troppo, anche voi parla troppo. Ma state muti. Cibo, però non c'è la chiave qua. Come? Chiave, dove sei? Stupida chiave. Allora, qua è dove sono arrivato. Cibo inspiegabile. Compriamo da questa parte. Marge, qual è il problema dei tuoi capelli? E che cavolo era questo qui? Ma guarda, credo che ho preso prima, non può aprire questa porta. No, non apre la porta. Che è strano, Non è che devo portarmi qualcun altro? O da spaccare? Io vorrei la chiave. Chiave, dove sei? Fatti trovare. In che modo l'ha detto? Fai strada. Non mi ha permesso vedere il film del Signore degli Anelli. Questo posto ha bisogno di un deumificatore. Sono nella squadra di Marge. Dai. Non penso che sia qua indietro la chiave.
è la porta. L'arbitrio fa schifo. Mi piacciono le folle perché tutti si strusciano contro di me. Rodra mi seguono. Chiave, 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 chiave. Mi manca il mio sacchiotto. Beh, questa non è la Bibbia. Aspetta un attimo. Ah, ecco. Mi sembrava strano. Vabbè. Non mi ricordavo che dovevo spaccare i muri. Sentiamo quali sono i muri da spaccare. Ok, qua. Sono trasparente. Quanti colori. Eccola qua. Ehi, questo ferino d'oro sembra proprio una chiave. No, guarda, quando vuoi che sia. Via, via, via. Corri, Homer, corri. Corri, Forrest. E vai. Ora ci dovrebbe essere la tana del drago. O delle befane, come si dice. Non è che posso saltare subito questa cosa? Vabbè, il labirinto è stato facile. Ok, suppongo se io vado qua, la porta non si apre. E infatti non si apre. Che balle. Dai Homer, mangia. Non cadermi però, adesso devo abbattere qua, ma non mi basta, quindi devo mangiare ancora. Che bello la bara formato frigorifero. Avete fame? Aprite una bara a caso e ecco il cibo. E crolla. Perfetto. Ma mi sa che la figlia devo farlo però. No. Che tupo. Ma no! Non so se qui mi ha bucato lui o è finito l'effetto. Vabbè, sono dall'altra parte, non è vero. Mamma, già mi sta facendo qualcosa di utile? No! Ma no. Ok, come sono finiti entrambi dentro la lava? Questo non ha senso. Urlo di morte del furlento, ma non passerai.
Che male questo pezzo. Vabbè, Marge è ancora a terra. Oh, finalmente. Vai, rompete tutto. E vai giù. Ah, ok, qua non c'è bisogno di Homer, devo spaccare in realtà parte con Marge, ok? Suppongo di aver trovato una leva che è proprio sopra qua. Giusto? Potete omerlo. Oh bene, si riutilizza Maggie. Allora. Ah, ecco fatto. Wow, quanto l'ho usata, eh! E adesso. Via! Beh ragazzi, io direi che questa parte può finire qui e ci vediamo con l'ultima parte del livello medievale. Quindi, ciao!